Innanzitutto benvenuti in questo mio piccolissimo video, però vi farò un video molto breve, ma un video dove cercheremo l'impresa stasera al Bernabeu di battere, fino a, di passare il turno, di andare a Berlino, di qualificarci per la finale di Coppa dei Campioni, di andare a Berlino dove non arriviamo da tanto tempo, il sogno diventa realtà. Il sogno voglio che si avveri, ragazzi, speriamo di qualificarci, anche se sarà molto 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 dura, veramente vincere sarà molto dura. Vedo che sono le 10:05, non so quello che cazzo devo fare, sto passeggiando avanti e indietro come un pazzo, veramente questo video farà la merda, farà schifo comunque, ragazzi, non conta il video, non conta quello che voglio dire. E questa sera voglio dire che non dobbiamo andare lì per giocare con lo 0-0, ma tanto meno andiamo lì per essere sicuri che siamo qualificati, perché abbiamo vinto a Torino 2-1. Ma no, ragazzi, se pensate questo siete sbagliati, state prendendo un pre-accento molto sbagliato, perché non siamo qualificati per niente. Ancora abbiamo tutto da perdere, che a loro, a quei bastardi, gli basta anche un 1-0 per eliminarci. Comunque noi dobbiamo cercare di fare la partita, comunque noi dobbiamo cercare di segnare almeno un gol, perché se segniamo un gol gli mettiamo di sana al culo a quei bastardi, di più bastate infame, bamboline, Barbie, di Cristiano Ronaldo, mi sta sui coglioni, ragazzi, mi sta sui coglioni. Quanto lo godrei vederlo eliminato, quanto godrei vederlo piangere a fine partita, veramente mi sta sui coglioni. Ronaldo, alla faccia sua, quanto mi sta sul cazzo quel giocatore. Comunque, ragazzi, le cose per passare oggi il turno è stare concentrati, molto concentrati in difesa, concentrati, cioè cercare di non fare sbagli. Parlo soprattutto con Chiellini, che certe volte Chiellini è un ottimo difensore, ma quando ci sono partite così difficili si impalla, si forse prende troppo egoismo, la partita fa falli, la foga agonistica, certe volte lo tradisce a Chiellini, lo commette a fare sbagli, per questo ho paura di Chiellini. Comunque non rischiamo di non fare falli, anzi dobbiamo segnare, perché se ora ho letto che ci dobbiamo chiudere in difesa, ma che chiudere in difesa? Che minchia dire chiudere in difesa? Se facciamo il catenaccio, dai, facciamo un punto che ci chiudiamo in difesa per 85 minuti, non voglio essere l'uccello del malaco, ci chiudiamo in difesa per 85 minuti, quelli prendono palla, un'azione veloce, ci fanno gol, poi stai a minchia, poi in 3-4 minuti possiamo cercare di fare gol, invece noi la partita la dobbiamo giocare. Noi facciamo finta che la partita di Torino non ci sta la partita di Torino, cancelliamo. Oggi facciamo finta che questa partita, sempre, questa è la partita che conta il Bernabeu, dallo 0-0 dobbiamo giocare. Giochiamo dallo 0-0, se non giochiamo dallo 0-0, voi vedete una Juve concentrata, la Juve deve essere la Juve. Anche se poi diciamo se Real Madrid gioca Real Madrid è la stessa cosa, perché è sempre forse, ma comunque non dobbiamo giocare la Juventus, dobbiamo essere la Juventus di Dortmund, non quella di Monaco, quella di Dortmund, quella che ha giocato pure con l'Atletico Madrid che nel girone di andata, quella Juve dobbiamo essere grintosa, in difesa, pronta a ripartire, pronta ad aggredire, questa Juventus dobbiamo essere una Juventus molto aggressiva. Stanotte, ragazzi, veramente potete prendere per il culo, non ho chiuso occhio per niente, perché stavo pensando alla Juve, proprio che è una Juve che amo, perché è una Juve che amo, poi ho fatto la finale che abbiamo vinto, che ha vinto la Juventus, io avevo 8-9 anni, perciò neanche me la ricordo, e la finale contro il Milan me la ricordo amarissima, per essere calci di rigore, perciò ragazzi, lo so, già ci avete dato tanto, parlo con i calciatori, ci avete dato tanto, uno scudetto con 4 giornate d'anticipo, una finale di Coppa Italia e ora una semifinale con Real Madrid con un piede, diciamo mezzo piede, nella finale di Berlino, perciò ci avete regalato tanto. Ora cerchiamo ancora che il sogno continui, veramente voglio che il sogno continui, anche se è difficile, lo so, sognare non costa niente, noi sogniamo, ragazzi, di andare a Berlino e magari poi vediamo, facendo vediamo quello che possiamo fare, l'importante è però
che stasera passiamo il turno. Voglio che il turno lo passiamo, ragazzi, veramente. Fateci questo sogno, passiamo il turno. Ve lo dico veramente. Come un tifoso che ama la propria squadra, come un tifoso che non ha abbandonato mai questa squadra, l'attiva da sempre, la ricordo per sempre. Io sono nato bianconero, morirò bianconero anche da lassù. Se andrò in paradiso, se sarò juventino, se andrò all'inferno, sarò juventino, mi basta per i coglioni. Anche se vado all'inferno dal diavolo, lo prendo dalle corna e lo sbatto, ora lo faccio diventare juventino. Che deve essere tutto bianco-nero, tutto il mondo deve essere bianco-nero, perché la Juve è l'unica cosa che conta, la Juve è la squadra più forte che c'è. Diciamo che per questi anni, adesso ha fatto, no, schifo in Europa, non andava bene in Europa, ragazzi, siamo state l'unica squadra, una squadra del club che ha vinto tutte le competizioni, cioè non ci possono dire che noi in Europa facciamo schifo. Siamo arrivati 10 volte in finale, 10 volte in finale abbiamo perso perché, per sfortuna, soprattutto, mi ricordo, una partita con il Milan, peste, calci di rigore, sfortuna, calci di rigore, questa è sfortuna, porca puttana. Abbiamo perso una finale con Real Madrid nel 98 con un fuorigioco netto, nettissimo di quel bastardo di Mihajlovic. Perciò, che cazzo dico che noi non abbiamo competizione europea? Che cazzo dicono che siamo stati la prima squadra del club ad aver vinto tutte le coppe, Coppa Supercoppa UEFA, Coppa delle Coppe, Coppa altre coppe, tutte le abbiamo vinte, tutte, cioè, che cazzo siete voi? Ora voi siete nati, tifosi, bimbi minchia, che dite, ah, la mia Juve però è scassata. Ma che cazzo dite? Che cazzo dite? Ogni trofeo viene sempre festeggiato, viene sempre festeggiato in un modo diverso. Sì, la Juve sarà mettere lo scudetto, lo festeggerò, ma basta per i coglioni, che ne abbiamo. Sì, più vinciamo, più siamo, si sono contento. Vogliamo vincere, vincere, perché, come dice Boniperti, nella Juve, no, vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta, ricordatevi, la Juve si deve vincere. Comunque, ragazzi, ci sentiamo stasera. Speriamo che il video vi è piaciuto. Un bel pollicione in su se il video non vi è piaciuto. Se il video non vi è piaciuto, un pollicione in giù. Iscrivetevi al mio canale, Gianni Coppo Pazzo Juventino. Saluto a tutti i miei amici e sempre sulla forza di Juventus. Veramente, vi voglio in tanti. A stasera.